Ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video che mi sta molto a cuore perché ho da mostrarvi un sacco di novità carine del periodo, nuovi acquisti, skincare, makeup, accessori soprattutto, e parto proprio da questi accessori che sono strafelice di mostrarvi perché mi piacciono molto. Vi parlo nella fattispecie della collaborazione che ho avuto il piacere di fare con Happiness Boutique. Che cos'è? È un negozio online che vende gioielli, diciamo, di tutti i tipi, quindi orecchini, anelli, bracciali, collane, di tutto di più, di tutti i prezzi, quindi partiamo da prezzi accessibilissimi fin poi a salire, quindi davvero per tutte le tasche, di tutte le tipologie, forme, gusti, veramente c'è il mondo. Loro sono stati molto carini perché mi hanno praticamente fatto scegliere due referenze che vi mostro. Allora, io ho scelto due referenze che si abbinassero tra di loro perché volevo appunto fare questa cosa. E ho scelto nella fattispecie gli orecchini che sto indossando. Mi avvicino così li potete vedere bene. Allora, sono degli orecchini rose gold con la chiusura a farfallina dietro. Sono fatti così ad uncino con la pallina finale e il cuoricino appeso. Io li trovo veramente, veramente carini. Ci tenevo a farveli vedere indossati e in combo con questi orecchini io ho scelto un braccialetto che praticamente è dello stesso genere, ve lo mostro, eccolo qua, anch'esso rose gold con i cuoricini, ha praticamente un doppio filo di cuoricini, vedete? Eccolo qua, se me lo metti a fuoco, eccolo. Un doppio filo di cuoricini rose gold, chiusura regolabile, vedete? Quindi va bene per qualsiasi dimensione del polso. Visto da lontano, guardate com'è carino, è luminosissimo, super delicato, super carino. Li sto utilizzando sempre da quando ce li ho, questi due articoli mi stanno piacendo tantissimo. Arrivano all'interno di due scatoline che sono veramente belline, le faccio vedere, sono queste, che sono un pochettino difficili da aprire, devo dirvi la verità, infatti le tengo socchiuse perché il coperchietto arriva fin giù, per cui non è facilissimo aprirla. All'interno ci sono delle frasine motivazionali carine, insomma, per esempio negli orecchini c'era scritto questo, vedete? Mentre nella confezione del braccialetto c'era quest'altro. Guardate quanto sono carine, cioè, penso che me le terrò le scatoline perché sono veramente carine per tenerci qualunque cosa. Loro sono stati molto gentili sia con me che con voi perché mi hanno offerto un codice sconto del 10%, un codice sconto affiliato, lo specifico per correttezza, del 10%. Vi lascio comunque tutte le informazioni, tutte le spiegazioni giù nell'info box. Se avete piacere di fare un acquisto di qualsiasi importo su questo sito, davvero c'è il mondo, vi consiglio di andare innanzitutto a dare uno sguardo perché c'è veramente di tutto. Se avete piacere di fare un acquisto utilizzando il link che vi lascio qui sotto nell'info box, io riceverò una piccola commissione, questo significa affiliato. Chiaramente, se la cosa vi infastidisce, vi turba, vi dà fastidio in qualche modo, potete ugualmente fare un ordine sul sito non utilizzando il mio link, in questo modo diciamo a me non arriva nessuna percentuale. Potete farlo a prescindere dal fatto che vogliate sostenere o meno il mio lavoro, mi auguro che lo facciate, ne sarei veramente felice, ma a prescindere dal fatto che vogliate farlo o meno, vi consiglio comunque di dare uno sguardo sul sito perché ha veramente delle cose molto molto carine. Poi ripeto, se volete approfittare di un 10% di sconto,
Ci stiamo avvicinando a Natale, magari un pensierino natalizio preso un po' per tempo non sarebbe male, o un autoregalo che ci sta sempre bene. Ci sono veramente cose carinissime per tutte le tasche, quindi vi lascio tutto qua sotto. Altre novità. Succosissime di cui ci tenevo a parlarvi. E qui torniamo nel campo beauty, skincare per la precisione. Sono due referenze, le ultime due uscite in casa Beyond Me, sono due referenze occhi nella fattispecie. Ve le mostro entrambe, ve le mostro insieme, così le vedete insieme. Eccole qua. Allora, questo piccoletto è l'Eye Lift Serum, ovvero un contorno occhi. Allora, è un prodotto da 15 ml che ha 6 mesi di PAO, flacone airless. Fantastico, io adoro questo genere di pack. Non l'ho ancora provato, quindi non vi dico assolutamente nulla perché è intonso. Ho al momento degli altri contorno occhi di là in bagno aperti che sto smaltendo, non voglio aprirne 5 insieme perché sennò ovviamente ho due occhi, non ne ho 400, quindi sforo il PAO sicuro. Non l'ho ancora utilizzato, però ne parlano molto bene di questo prodotto. Ah, ho ottenuto la scatolina, aiuto se la ritrovo, eccola qua. Eccola, allora, entrambe le referenze fanno parte della linea Skin Code Plus. Vi faccio vedere, eccolo qua. Vediamo l'Eye Lift Serum, cerco l'italiano, eccolo. Qui dice applicare mattina e sera sulla pelle pulita e asciutta del contorno occhi e massaggiare delicatamente. È un prodotto, qui dice un siero multiattivo, dà l'effetto lifting per tonificare il contorno occhi e donargli un aspetto fresco, giovane e riposato. È un prodotto vegano realizzato con un pack riciclabile, in plastica completamente riciclabile. Vi faccio vedere anche l'INCI, che ovviamente è perfetto. Trattasi comunque di prodotto certificato EcoCert, quindi ovviamente l'INCI è quanto di meglio, immacolato direi, però ve lo faccio vedere, eccolo qui. Questo prodotto contiene il 98% di ingredienti di origine naturale. È un prodotto che appunto promette di dare freschezza, luminosità allo sguardo e di avere anche un effetto lifting sulle micro rughette, micro, macro, speriamo micro, rughette, zampe di gallina e quant'altro. Non vi dico nulla ancora, non l'ho neanche provato una volta, quindi ci riaggiorneremo in seguito, vi saprò dire. Ho invece provato, perché ero troppo curiosa, lo confesso, non ho resistito. L'altro prodotto della stessa linea, sempre Skin Code Plus, del quale, se me lo mette a fuoco, del quale ho intelligentemente buttato la scatolina. Fatemi un applauso tutti, brava, brava Irene. Allora, parliamo del siero, del Firm and Smooth Eye Lip Mask. Eccolo qua. Che cos'è? È un siero pensato per il contorno occhi e per le labbra, quindi ha una duplice, diciamo, possibilità di utilizzo. Anche questo è un prodotto che dovrebbe, diciamo, avere un effetto filler, lifting e addirittura loro dicono Botox-like. Io l'ho utilizzato una sola volta, una contata, quindi davvero non vi posso dire nulla. Fatemelo provare un attimo bene. Quello che vi posso dire a livello di primissime impressioni, ho notato un effetto un po' lifting, un minimo chiaramente, con una sola applicazione. Quindi ho applicato questo prodotto su pelle detersa e asciutta. L'ho lasciato in posa 15 minuti, come diceva appunto qui.
L'ho applicato anche sulle labbra perché ero curiosa, volevo fare il trattamento completo. Dopo 15 minuti ho sciacquato via, diciamo, l'eccesso. Ho visto la zona del contorno occhi un pochino più spianata, chiaramente una minima, minima, minima cosa con un utilizzo. E anche le labbra erano molto, molto più morbide rispetto al prima, al pre-maschera. Quindi diciamo che le prime impressioni sono buone. Ovviamente però mi riservo di provarlo per bene e riparlarvene poi in seguito, diciamo con dei dati di fatto un pochettino più compiuti. Quello che vi posso dire è che è un prodotto molto ricco, contiene estratto di un prebiotico, diciamo a base di linfa di vite e contiene ben quattro oli che mi sono segnata perché non me li sarei mai ricordati a memoria. Che sono l'olio di babassu, acai, riso e maracuja, che hanno una spiccata azione anti-age, quindi sulla zona del contorno occhi e delle labbra. Ne riparleremo ovviamente in seguito, vi dirò poi come va, diciamo, con un utilizzo un pochettino più costante. Altri due prodotti, anche qui occhi-viso, quindi restiamo comunque nella skincare. Parte alta, poi dopo scendiamo. Sto andando con un mio ordine mentale che lo so che voi ora non capite, sembro pazza, ma alla fine capirete che c'era una logica in questa follia. Continuo con un contorno occhi, così poi man mano scendiamo. Allora, ho preso queste due referenze di Liquid Flora. Se non lo sapete, c'è stata una promo qualche settimana fa, più o meno una decina di giorni fa. Io ne ho approfittato perché avevo puntato già da un po' di mesi questi due prodotti che volevo provare assolutamente. Al 25% di sconto ce l'ho fatto seriamente un pensiero e ho deciso di prenderli. Quali sono i due prodotti in questione? L'Urbana Lift, contorno occhi e labbra anch'esso, e la maschera, credo una delle più chiacchierate, recensite, amate dall'intero globo terrestre, ne avrete sicuramente stra sentito parlare, l'Urbana Miracle Cream, questa qua. Anche perché avevo virtualmente terminato la mia sleeping mask, quindi ero alla ricerca di una sleeping mask sostituta. Ho chiesto consiglio su Instagram e la gran parte di voi mi ha suggerito questa. Era pure in promo, 25%. Mi sono detta, è un segno del destino, la provo assolutamente. Vada per lei. Allora, partiamo col contorno occhi. Di questi sono stata più brava, ho tenuto le scatoline, così vi posso dire qualcosa in più. Allora, l'Urban Eye Care Urbana Lift è a base di Persian Silk Tree Complex, quindi un complesso specifico per la zona del contorno occhi. Allora, vediamo un attimo cosa ci dice. Urban Eye Care è la crema Absolute Bio specifica per occhi e palpebre, con una combinazione unica di ingredienti di origine naturale e biologica ad effetto blepharoplastic-like. Wow! Wow! Promette bene! No, vabbè, a parte gli scherzi. Questa combinazione, denominata Persian Silk Tree Complex, agisce in modo integrale sugli inestetismi della palpebra superiore e del contorno occhi. Lifta la palpebra superiore, leviga le rughe a zampa di gallina, riduce borse e occhiaie, contrasta la perdita di volume, stimolando e proteggendo la matrice extracellulare dai danni dell'inquinamento e della glicazione. Questo è quello che promette il prodotto. Voglio farvi vedere l'INCI, eccolo qua. Allora, innanzitutto parliamo di un prodotto certificato IAB, Vegan OK, testato su 6 metalli pesanti, e qui ci aggiungo tra parentesi un alleluia perché io sono allergica al cobalto, come probabilmente qualcuno di voi saprà. Fatto
Faccio una fatica allucinante a trovare prodotti senza cobalto perché quasi tutti sono nickel tested, ma il cobalto non se lo fila nessuno, manco di pezza. Fortunatamente qualche casa cosmetica si pone il problema di noi poveri allergici ad altri metalli che non siano il nickel. In questo caso abbiamo diciamo, un prodotto testato su ben sei metalli, che sono nickel, piombo, cromo, cobalto, arsenico e mercurio. Direi ottimo, ottimo lavoro. Vi mostro Inci. Eccolo qua. Qui c'è molto carino, ve lo voglio far vedere, c'è un grafico che mostra praticamente i risultati da test in vivo su 24 donne di un'età compresa tra i 40 e i 79 anni, applicando due volte al giorno il prodotto per 2 mesi. Fa vedere che c'è una notevole, vedete il grafico? Fa vedere qui una notevole riduzione della colorazione delle occhiaie, della profondità di rughe a zampa di gallina, del volume di queste rughe. E l'aumento, vedete qua, dell'azione liftante sulla palpebra superiore. Questo è un prodotto molto completo perché è, come appunto dicevo, un prodotto pensato per il contorno occhi, ma anche per la palpebra superiore. Ho grandi aspettative su di lui, anche perché ne avevo provato un campioncino qualche mese fa e mi era piaciuto tanto. Quindi già con un'applicazione mi era piaciuto veramente tanto l'effetto. Il prodotto è fatto così, ve lo voglio mostrare, ha questo beccuccio molto pratico, vedete, con un buchino da cui esce il prodotto, si schiaccia qui ed esce il prodotto. La consistenza è quella di una cremina bianca, ne ho fatto uscire poca poca per farvela vedere. Si stende molto molto bene, non ha profumazione. No, veramente minima, proprio minima, minima, super neutra, quindi zero, zero profumazioni. Si assorbe in un secondo, quindi è perfetto secondo me sia per la sera, per andare a fare questo trattamento notturno, sia per il giorno quando si corre, poi bisogna truccarsi 5 minuti al volo, si asciuga veramente in un attimo. Provato un paio di volte, ma sono veramente super all'inizio del test, quindi non vi dico ancora nulla, ne dobbiamo riparlare in seguito. Stesso discorso per lei, la mitica Urbana Miracle Cream Mask. Ne dicono meraviglie. Io l'ho utilizzata al momento una sola volta. Vi posso dire che la mia primissima impressione è buona, è molto buona. L'ho utilizzata appunto come sleeping mask, l'ho messa la sera dopo aver struccato, lavato, deterso, bla 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 tutto il viso. L'ho applicata praticamente senza mettere siero, senza mettere nulla, ho messo solo lei come se fosse una crema sostanzialmente, quindi l'ho stesa su tutto il viso, contorno occhi compreso, e sono andata a dormire. Tempo 2 minuti, si è asciugata, sono andata a dormire. La mattina dopo era completamente asciutta, la pelle non era minimamente grassa, unta, non ha macchiato il cuscino, niente di tutto ciò, ed era molto 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 morbida. Questa è la primissima impressione. Qui chiaramente consiglia di fare, ho anche di questo la scatolina, consiglia di fare un trattamento d'urto, diciamo almeno un paio di volte a settimana, soprattutto nella stagione fredda in cui ormai purtroppo siamo. Quindi con un'applicazione non vi dico nulla ancora, voglio testarla bene, ve ne riparlerò in seguito. Anche di questo voglio farvi vedere l'Inci. Eccolo qui. Stesso discorso del contorno occhi, prodotto certificato AIAB, testato sui metalli che vi dicevo prima, quelli vedi sopra. Allora, vediamo cosa vi leggo cosa dice qui. È una straordinaria maschera di bellezza formulata esclusivamente con ingredienti di origine naturale e biologica, che rilascia tutto il potere dell'alga Clamat contenuta nell'esclusivo AFA DNA Defense Complex.
Questo complesso, nato dalle acque purissime del lago Klamath in Oregon e potenziato dai biologi Liquid Flora, rappresenta un nuovo approccio nella lotta all'invecchiamento cutaneo, contrastando anche i danni connessi all'inquinamento, sia ambientale, esogeno, che interno, endogeno, con un'attenzione speciale per la difesa della struttura del DNA mitocondriale delle cellule della pelle. Aiuta a lenire gli arrossamenti e a ridurre i segni della fatica cutanea, regalando alla pelle un miracoloso effetto nuova vita. Ripeto, parlare di nuova vita per me al momento è presto. Vi posso dire però che le primissime impressioni sono veramente ottime, ottime. Mi è piaciuta tantissimo. La pelle era molto più liscia, più luminosa, nutrita alla perfezione, nutrita al punto giusto, non unta. Ottime, ottime impressioni. Ci aggiorneremo però, ovviamente ne riparleremo poi in seguito, quindi vi saprò dire. Scendiamo, sempre skincare, scendiamo un po' più giù, passiamo a due prodotti corpo, e precisamente una crema mani e una crema corpo della stessa linea. La linea in questione è, la linea lanciata da Bioboutique La Rosa Canina, che penso conosciate come e-commerce, è uno dei principali e-commerce dal quale ho acquistato decine e decine di volte. Mi sono sempre trovata stra bene, è davvero un ottimo, ottimo, ottimo negozio online con un assortimento spaziale, cioè il mondo veramente di tutto, di più, anche dei prezzi molto competitivi perché ha spesso offerte, quindi i prezzi sono assolutamente abbordabili. Da pochissimo hanno lanciato la loro linea personale, marchiata appunto Bio Boutique, La Rosa Canina. La linea consta di tre, diciamo, sottolinee, con tre profumazioni diverse, anzi quattro in realtà, che sono, diciamo che contengono ciascuna tre prodotti. Io ho voluto provare due di queste linee, quindi ho preso due referenze, una di ogni linea per provarle entrambe. Erano le due che mi incuriosivano di più perché anche le pietre sanno che io amo le profumazioni dolci, quindi come potevo non scegliere una crema mani nocciolato, nocciola e cioccolato e una crema corpo amour, caramello e vaniglia. Ditemelo come potevo non sceglierle. Quindi le ho volute assolutamente provare. Cosa vi devo dire? Parto dalla crema mani, che è quella che ho messo subito in uso perché avevo praticamente terminato la mia, quindi ho detto vabbè, a sto punto provo lei, vediamo che ci dice. Ci dice bene, nel senso che la profumazione è buonissima, sa di Nutella, una roba goduriosissima. Vi faccio vedere la consistenza. È un prodotto da 75 ml, diciamo di contenuto per 6 mesi di PAO. Questa qui è la consistenza. Allora, si massaggia molto 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 bene sulle mani. Lascia le mani con questo profumino di nocciola cioccolatosa che, beh, parliamone, cioè, se come me amate queste profumazioni, è proprio la pace dei sensi, iniziate a vedere proprio gli angioletti che volano, fantastico. Molto buona, tra l'altro come vedete si assorbe in un attimo, quindi è una crema secondo me adatta sia di giorno che di sera. Non fa la minima scia bianca, si assorbe proprio in un secondo. Ha una profumazione buonissima, infatti anche qui dice che è nutriente ma a rapido assorbimento. È a base di estratti di ginseng, equiseto e mirtillo, aiuta a combattere arrossamenti e screpolature, lasciando le mani morbide, vellutate e profumate. Fantastica. Prime impressioni ottime. La utilizzo già da 2-3 giorni e finora mi sta piacendo tantissimo. Per la profumazione dolcettosa, ovviamente, ma soprattutto per la resa sulle mie mani, per come me le lascia, per la facilità di utilizzo. Quindi vi dico già che rientra d'ufficio tra i promossi questa crema per quanto mi riguarda. La crema corpo, vale lo stesso discorso dei prodotti precedenti, non l'ho ancora messa in uso, quindi non vi so dire. L'unica nota, diciamo, che vi posso fare è la profumazione. Allora,
Avete mai mangiato quelle caramelle che si chiamano Alpenlibbe? Quelle lì piccoline, tonde, al latte? Ecco, praticamente questa qui è l'Alpenlibbe fatta a crema. Ha lo stesso identico odore. Io ci sento proprio le Alpenlibbe. La prima volta che l'ho annusata mi sono detta, Dio mio, sa di Alpenlibbe questa crema. È buonissima, super, super dolce. Ripeto, dovete essere come me dei fan delle profumazioni dolci, altrimenti vi dà noia dopo 2 minuti. Ma se come me amate questo genere di profumazioni, anche qui pace dei sensi, angioletti che volano come la crema di sopra. Buonissima. Non vi so dire come sia applicata sul corpo, in termini di idratazione, di assorbimento, di scia bianca, perché non l'ho ancora utilizzata. Ne ho di là in bagno un altro paio che sto smaltendo, quindi non vorrei aprirne 15 insieme, quindi vi dirò in un secondo momento. Però la profumazione la volevo sentire perché mi incuriosiva troppo. Devo dire, a livello di profumazioni ci hanno preso proprio 10 e lode gli amici di Bio Boutique La Rosa Canina. C'è anche una terza profumazione che io non ho scelto, che era, mi sembra, arancia e cannella, che non è molto nelle mie corde, io non amo le profumazioni agrumate, quindi non ho scelto volutamente, mi sono orientata sulle due dolcettose che erano le mie preferite. Ultime novità, make-up, stavolta cambiamo genere, prodotti non bio, lo chiarisco subito, mi sono lasciata, ahimè, tentare dall'ultima collezione natalizia di Kiko, Ebbene sì, ho peccato, devo ammetterlo. Ho voluto prendere due referenze della collezione natalizia, la Holiday Gems. Chi mi conosce probabilmente già ha intuito una delle due che ho preso, ovvero l'illuminante. Allora, questo piccolo splendore luminoso che vedete qui in un flaconcino in vetro con contagoccia è una delle due varianti. C'è questa e c'è una variante un po' più sul bronzo. Siccome io avevo già un illuminante di quel colore, ho preferito prendere questo. Ve lo devo mostrare perché vi dovete rendere conto della luce e della meraviglia di questo prodotto. Allora, cioè, parliamone. Ecco. È luce pura. È praticamente un piccolo siero di un bianco perlato, adesso io lo vado a massaggiare e vi faccio rendere conto della luce che emana questo prodotto. Guardate qua, cioè lo spettacolo per chi come me ama gli illuminanti e nella fattispecie quelli belli visibili. Questo qui è bellissimo, secondo me, veramente bello. Diciamo, non è proprio un illuminante da tutti i giorni, ecco, lo vedo più magari per un'occasione particolare. Ma a me questo piace tantissimo. Si asciuga molto bene, molto velocemente sulla pelle, quindi ci si può anche poi dopo vestire, mettere la mascherina, tutta questa bella roba che ci tocca in questo periodo. Guardate che luce lascia, tra l'altro ha una durata ottima, io l'ho già testato 2 o 3 volte. Vi posso dire che la sera quando lo strucco è ancora lì, sta proprio lì. I glitterini si aggrappano alla pelle e restano lì. Magari la sera sono un po' di meno come numero, ecco, rispetto all'applicazione la mattina. Però si vede molto ancora anche la sera, quindi è un illuminante di quelli ben visibili. Quindi se amate qualcosa di un pochettino più delicato e più soft, questo non vi piacerebbe. Se come me amate tanto la luce, proprio tanto, questo qua è veramente molto molto carino. Ripeto, non è bio, ma è un prodotto che io vado ad applicare saltuariamente quando così, ho voglia di una botta di luce. Questo qua, secondo me, è veramente veramente carino. Della stessa linea, poi ho voluto provare il mascara, anche perché mi serviva un mascara, ho detto vabbè, a sto punto provo lui. Non l'ho ancora utilizzato questo, quindi non vi dico nulla. Vi faccio vedere lo scovolino, quello lo guardiamo, però non vi dico nulla. Lo scovolino è così. È un mascara che promette colore, rinfoltimento delle ciglia e allungamento in un solo prodotto.
quindi dovrebbe essere sulla carta un 4 in 1, diciamo, secondo quello che dicono. Non vi dico nulla, non l'ho mai indossato neanche un giorno, quindi non vi dico nulla. Pensavo però, se l'idea vi può piacere, che potremmo fare un Mi preparo con voi, in cui vi mostro magari all'opera questi due prodottini di Kiko, insieme ad altre cose, così lo proviamo in diretta insieme e vediamo insieme che impressioni ci fa. Che dite? Se l'idea vi può piacere, magari lasciatemi un pollice in su o scrivetemelo nei commenti, insomma, fatemelo capire in qualche modo, così compatibilmente col tempo, con la luce che è pessima anche oggi, tra un po' viene giù il diluvio. Insomma, compatibilmente con tutte queste cose, ve lo faccio appena possibile. Fatemi sapere. Io non blatero oltre, ho parlato fin troppo. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile. Lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere, attivate anche la campanella così ricevete una notifica ogni volta che io pubblico un video. Grazie ancora per aver visto questo video. Fatemi sapere se c'è qualche prodotto che vi ha incuriosito più degli altri, su cui magari volete sapere qualcosa prima, così cerco di abbreviare un po' i tempi. Grazie ancora per avermi visto, sopportato e supportato fino alla fine. Vi lascio giù nell'info box tutte le indicazioni sulla collaborazione di cui vi avevo parlato all'inizio. E noi ci vediamo al prossimo video se vi va. Ciao!